Noi abbiamo fatto una campagna elettorale nella quale tutte le forze politiche in Italia e probabilmente quasi tutte le forze politiche in Europa dicevano che qualcosa va cambiato, che le cose non funzionano perfettamente, che vale la pena, insomma, no, di raddrizzare, non lo so, con toni diversi, ma tutti quanti abbiamo detto c'è qualcosa che va fatto. Perché? Perché tutti ci rendiamo conto che l'Europa sta perdendo di competitività. I dati che il senatore Barcaiuolo ricordava nel suo intervento e che io citavo questa mattina, no? Sul prodotto interno lordo 1990, Unione Europea formata da 12 Stati membri, era il 27% del PIL mondiale, oggi siamo 27 Stati membri e siamo il 16% del PIL mondiale. La Cina era l'1,8% del PIL mondiale nel 1990, oggi è il 18% del PIL mondiale. Perché? Io ho detto questa mattina nella mia relazione, può essere una lettura che non si condivide, che dal mio punto di vista uno degli errori che l'Europa ha fatto è comportarsi in modo un po' troppo autoreferenziale, guardando soprattutto al suo interno senza considerare quale fosse lo scacchiere che si muoveva intorno, come se in qualche maniera gli altri dovessero adeguarsi alle scelte che noi facevamo. Il mondo non è andato così, il mondo è andato in un'altra direzione. Sono state fatte delle scelte strategiche importanti, quella della relativa alle catene di approvvigionamento su tutte, anche qui, o l'approccio che noi abbiamo avuto con la globalizzazione, è un'altra critica che mi sono permessa di fare spesso, perché io ricordo, l'ho detto probabilmente già anche in quest'aula, ricordo un mondo nel quale si diceva il libero commercio senza regole sarà una sorta di mano invisibile, si direbbe in economia, che distribuirà la ricchezza, democratizzerà i sistemi meno democratici dei nostri, andrà tutto bene. Non ha funzionato così.